Bello, bello impossibile, quanto sono bello con la maglietta Kit Away. Bello, bello invincibile, ma sono bello con la maglietta Kit Away. Buongiorno amici della Zoccolatura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Maglietta Kit Away regalata da voi, grazie mille per tutte le donazioni che mi hanno permesso di accattare, accattatevillo, la maglietta Kitty Way, e siccome c'ero, mi sono accattata Villo anche la Polo, bellissima quella della presentazione di Zlatan, spettacolo. Tanto il Milan, ragazzi, top a livello di miglioramento, marketing, immagine. Sono molto contento, molto contento di come il Milan sta lavorando. Io di solito aspetto che mi comprano qualche giocatore prima di accattare Villo le magliette, però mi hanno confermato Zlatan. Mi aspetto il rinnovo di Donnarumma e vediamo se con questi soldi che abbiamo dato al Milan, in cambio, chi ci porta questo Milan? Chi ci vuole? Ma chi ci porta questo Milan? Ve lo dico subito. Sapete chi ci porta? Indovinate chi è? È il 2 ottobre. Oh, fino al 2 ottobre non si muove niente. Forse non avete capito. Ci sono i preliminari, questo è il 2 ottobre. Sempre se vinciamo con i norvegesi, poi dobbiamo andare a giocare o con Rio Ave o col Beşiktaş e solo dopo ci sarà il mercato. Anche adesso si parla di Nastasic, che io non sono contento, lo dico. Però Maldini ha scelto lui, Super Simon, ha scelto lui, io mi sono fidato, a parte che mi piaceva, però mi sono fidato. Ha scelto lui, Teo, amore mio, Teo, e mi sono fidato. Se lui sceglierà Nastasic, si dice, vediamo, io sarò contento. In realtà, da quello che ho capito io, fondamentalmente, l'opzione Nastasic, che non è assolutamente l'unico e bla bla bla, si potrebbe rivelare nel momento in cui lo prendiamo praticamente gratis, cioè prestito con diritto, cioè le solite formule, quelle lì. Perché comunque c'ha 27 anni, non è vecchio, tanto il Milan ho sentito che è una delle squadre più giovani, se non la più giovane del campionato, nonostante Ibra, quindi giusto per farvi capire. Quindi Nastasic dovrebbe arrivare solo nel momento in cui ce lo danno praticamente gratis. Il Milan ha un bisogno numerico attuale. Perché poi, una volta che torna Musacchio, sinceramente io Musacchio non lo vedo tanto diverso da Nastasic. Ma questo non è un'offesa per Nastasic, è un complimento per Musacchio. Che comunque Musacchio è stato spesse volte bistrattato, anche storpiato il nome, senza, secondo me, vari motivi. Ok, alcune volte fa degli errori, è un buon giocatore, non eccelso, non eccelso, non è Super Simon. Top. Non è Romagnoli, però è un buon difensore. Cioè, quando gioca Musacchio lo vedo bello aggressivo. Poi ogni tanto sbaglia, come l'anno scorso sui Cardi, cioè l'anno scorso 2 anni fa sui Cardi, eccetera. Però non è un difensore che non ti dà affidamento, cioè non è Duarte. Quindi tranquillamente con Musacchio mi sentirei tranquillo. Però è che è infortunato e quindi non si sa quando torna, se torna, perché poi torna, si fa male di nuovo, non si sa. A parte che noi abbiamo un nuovo giocatore, fortissimo, che già da ieri sento che tutti lo vogliono, pronti con le valigette da 25 milioni. Calabrisello, può fare anche il centrale. Occhio Calabrisello, ormai è super Calabrisello dopo la partita di ieri. Ovviamente scherzo, scherzo. Dai, Davide, continua così, Ti voglio vedere 100 partite come ieri, 100 ne voglio vedere, 100. Quando ne fai 100 ti chiederò scusa, forse. Detto questo, ragazzi, la cosa interessante di Nastasic qual è? Che se noi non tiriamo fuori la fresca per quanto riguarda il difensore centrale, vuol dire che quella fresca ci rimane per qualche altro giocatore. E qual è l'altro giocatore che il Milan vuole? Sicuramente un trequartista lì davanti, perché una volta che tu sistemi difensore centrale,
parte che io comprerei sempre un terzino destro, ma vedo che nessuno ne parla. Quella fresca, 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 Bakayoko dovrebbe dartelo prestito con diritto, dovrebbe arrivare anche lui, sempre dopo 2 ottobre. E poi il trequartista. Oggi, praticamente ieri, perché voi vedete il video la mattina, c'era Enrico Chiesa, padre di Federico, a Milano. L'hanno visto, ha detto vediamo, quindi evidentemente qualcosa ancora bolle in pentola. A me sembra difficile, ragazzi, vi dico la verità, a me sembra molto difficile perché, ribadisco, quando sento Suma che chiude categoricamente, quando sento Commisso che vuole 70 milioni che non gli darà nessuno, quando vedo che siamo al, che giorno è oggi? 22 di settembre, già iniziato il campionato, la Fiorentina dovrebbe vendere Chiesa alla seconda giornata di campionato, che tanto giocano contro l'Inter la prossima sabato, e gli auguro a Chiesa di giocare e segnare tripletta anche. Ti togli Chiesa, con chi lo sostituisci alla seconda giornata di campionato? Cioè, mi sembra molto difficile che questa cosa riesca ad andare in porto oggi. Poi, per quanto riguarda gennaio, l'anno prossimo, è un altro discorso. Però che riesca ad andare in porto oggi, io lo vedo molto difficile, ovviamente. Ci spero, giuri, 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 giurello, l'amore è bello vicino a te. Altra cosa fondamentale per la fresca, 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 qual è? Qual è? Vediamo chi indovina, vediamo chi indovina. È facile, avete indovinato, l'avete letto nel titolo, lo so. Paquetà, non si parla più di Paquetà. Cioè ragazzi, ho sentito Di Marzio, ho sentito Pedullà, ho visto Calciomercato, ho controllato le fonti delle fonti delle fonti dell'acqua guizza, anzi, no, l'acqua è finita, quindi non c'è più manco la fonte. Nessuno parla di Paquetà. Oh, ma ve l'ho comprato o non me lo comprate? Perché cioè, non c'è una trattativa. Cioè, non è che tu dici c'è uno che ti ha chiesto Paquetà, tu hai chiesto 23, loro te l'hanno offerti, non so, 18 e il Milan non ha trovato l'accordo. Non c'è la trattativa. Cioè, qua mi dicono tutti, Pioli in conferenza stampa, Paquetà praticamente, vediamo fino a fine mercato. Ma non c'è nessuno che te lo chiede. Cioè, non c'è nessuno che ha chiesto Paquetà. Il Lione ha fatto un finto interessamento, ma magari aveva detto, oh, ma c'è gratis? No, fa niente. Cioè, non lo so cosa ha chiesto il Lione, però al momento, perché sento dire, no, perché dalla Spagna, dal Portogallo, poi però vado a cercare notizie ufficiali, niente, niente di niente di niente. E se non vediamo Paquetà, quella fresca, 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 fresca che abbiamo risparmiato del difensore. Non c'è lo stesso, perché qua del difensore è la fresca di Paquetà, che noi risparmiamo dal difensore per il trequartista. Ma se non vediamo Paquetà, vuol dire che tu prendi il difensore a gratis, il centrocampista a gratis, praticamente facciamo tutto a gratis, e ti tieni pure Paquetà, perché se non lo vendi ti devi tenere pure Paquetà. Quindi non il massimo, non il massimo. Tra l'altro, vedo che non lo sta proprio facendo giocare Pioli, quindi io mi aspetto un'uscita. Il problema qual è? Che poi ti ritrovi a fine mercato, che dovrai mandarlo anche tu in prestito con diritto e nessuno te lo paga e praticamente non hai recuperato la fresca fresca. E questo è male. Spero domani, stasera, nei prossimi giorni, che qualcuno, così, come fa il Prince, che qualcuno bussi alla porta. E tra l'altro ragazzi, stasera sono in live dal Prince, eh? Stasera tutti sul canale del Prince sono in live con Asso, con Mario Inter, ci divertiamo un po' verso le 10:30, forse anche prima, vabbè comunque poi vi farò sapere su Instagram, seguitemi su Instagram. Poi altre notizie veloci, allora Maldini era Cesenatico, ha parlato di Ibra, ha parlato che abbiamo una squadra giovane, ha parlato appunto che ci serve comunque numericamente un difensore centrale perché abbiamo Romagnoli rotto. Musacchio e Romagnoli che è appena tornato, non è rotto. Musacchio rotto, Kier che comunque fisicamente e quindi proprio numericamente ci serve. E guarda, forse il difensore centrale, se ce lo danno gratis, potrebbe essere l'unico che arriva prima del 2 ottobre, proprio se ce lo danno gratis. Bakayoko Paquetá ve l'ho detto, chiudiamo parlando delle altre. Ma il furbetto di Suarez? A proposito, volevo chiedere, ma voi quando ci sono queste notizie tipo il furbetto di Suarez, no? Io ho fatto la storia su Instagram col solito filtro che fa ridere, giusto per,
Ma voi volete che quando ci sono queste notizie vi faccio un video, vi faccio un mini video, inizio a fare dei mini video come vedo che fanno altri YouTuber? Perché se volete io ve li faccio. Il problema è ovviamente sempre legato a donazioni e quant'altro perché è lavoro e quindi se devo togliere tempo al lavoro di qua di là, da qualche altra parte devo recuperare perché sennò ne la faccio. Ecco, si è spinto il computer, l'avevo messo apposta come immagine. Adesso è acceso, bravo. Immagine zoccolo duro, ho già cambiato grafica. E fatemi sapere se volete questi video brevi, che magari qualche volta ve li faccio. Poi, Balotelli al Genoa, spero per loro di no. Tanti di voi mi hanno scritto, ma perché non prendiamo Balotelli come vice Ibra? No, no, no. Quello è uno che porta guai e casini e problemi. Quindi non lo voglio. Sarebbe forte, cioè a livello tecnico sarebbe perfetto. Il problema di Balotelli è che lui porta sempre guai. Ovunque è andato, ha fatto guai. Problemi, casini, lasciamolo stare. Io spero per il Genoa che non lo prendano manco loro, perché crea sempre problemi. Sarà colpa sua, non sarà colpa sua, crea problemi. La Roma, persa a tavolino 3-0. Roba inconcepibile, che comunque non è ufficiale. Nel senso che la Roma ha fatto ricorso, quindi non è detto che poi perda realmente a tavolino perché potrebbe vincere il ricorso. Per come la vedo io, per come la vedo io, è un errore che non ha compromesso, cioè un errore di scrittura. È un errore di scrittura, gli fai una multa e finisce lì. Non è che gli puoi togliere i punti. C'è cioè, un conto che tu hai superato il numero limite dei giocatori da poter mettere, allora sì, allora lì ci sta la sconfitta a tavolino. Cioè, se tu hai 4 slot da 22 anni e ne metti 3 mettendone uno dall'altra parte, allora lì è giusto che mi dai la sconfitta a tavolino. Ma siccome gli slot ce l'avevano, hanno sbagliato solo l'inserimento, cioè un errore secondo me veniale, che puoi chiudere con una multa e potrebbe vincere la Roma di corso. Secondo me la Roma potrebbe vincere il ricorso, vi dico la mia, anche se ovviamente per noi è meglio se perde a tavolino, però se fosse a Milan mi arrabbierei, cioè, a parte mi arrabbierei prima di tutto con la mia società che fa un errore del genere, pagati per fare un errore del genere, licenziato immediatamente, ma lui si è dimesso, dicono che vuole andare a Verona, boh, mi sembrano voci un po' strane, comunque, male male, vediamo cosa decideranno poi questo ricorso. Ultima cosa che voglio chiudere su Padrino Commisso, numero 1. Cioè, ha fatto tutta la pantomima del calcinaccio. Non so se voi sapete la storia del calcinaccio. Che ha detto che quando è andato allo stadio gli è caduto in testa gli stava per cadere in testa un calcinaccio dallo stadio perché lui lo vuole buttare giù e vuole fare lo stadio nuovo. Per velocizzare le opere burocratiche. Cioè, quello è un genio, è un mago. Perché noi siamo qui ancora dopo anni e anni e anni con lo stadio. Dobbiamo fare uguale, dobbiamo fare uguale. Vi ricordate la storia del San Siro che ballava, che diceva che le curve tremavano, che lo stadio era in pericolo, cioè quelle robe, secondo me dobbiamo enfatizzarle di più per convincere il comune a darsi una sbrigata, che almeno se San Siro non è più agibile, per forza lo devi buttare giù e dobbiamo fare un altro. Non si deve arrivare a quei livelli in Italia, perché la burocrazia in Italia fa tanto la burocrazia, poi abbiamo visto cosa succede a Perugia, abbiamo visto i furbetti del quartierino. Quindi c'è uno che vuole fare le cose, ma il problema in Italia sono i furbetti e va bene. Ma il problema più grosso in Italia è che quando uno vuole fare le cose regolari, non gliele fanno fare. Non gliele fanno fare. C'è uno che vuole fare una cosa regolare, è finita. Passo un'eternità, devi fare casini su casini, poi non va bene, poi devi cambiare, poi alla fine ti ritrovi. Che devi fare furbate? Questa è, perché un po' siamo furbi noi, però un po' anche abbiamo una burocrazia che è impraticabile, ragazzi. Questo vale per qualunque cosa vuoi fare. Ti fanno fare le robe, poi devi fare, poi non sanno manco loro cosa devono fare molte volte. Quindi, vabbè, chiudo con questa polemica sulla burocrazia italiana. Va bene, ragazzi, ci vediamo più tardi. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Mamma, che bella la maglietta, che bella che sei. Fatemi sapere. Ciao!